Nel post partita di Mazzara Sciacca terminata 2-0, mister Marino, vittoria doveva essere, vittoria è stata, una partita sicuramente sofferta, ma che i ragazzi hanno saputo gestire anche difensivamente. Alla fine il Mazzara l'ha chiusa all'85esimo con una ripartenza micidiale. Che partita è stata? Una bella partita, avevo chiesto ai ragazzi di fare una partita di carattere e partita di carattere è stata, una partita dove l'abbiamo sbloccata quasi subito, poi lo Sciacca la conoscevamo una bella squadra e abbiamo giocato entrambe le squadre, volevamo vincere tutte e due, e alla fine ha vinto il Mazzara, ha vinto il Mazzara, nella prima frazione mi è piaciuta tanto la mia squadra. Poi nella seconda frazione diciamo che loro hanno prestato tanto e lì ho dovuto cambiare qualche cosa per sistemare la squadra. Mi è piaciuto il carattere, mi è piaciuto il modo di approcciarsi alla gara, mi è piaciuto la voglia di vincerla e l'abbiamo chiusa all'85esimo. Se io mi ricordo bene, il mio portiere non ha fatto grandi parate, c'è stato qualche tiro da lontano, qualche mischia, ma niente di particolare, non abbiamo rischiato chissà che cosa. Quindi che dire, un encomio a questi ragazzi per quello che stanno facendo e testa alla prossima partita. Mister, cosa è successo nel secondo tempo? Perché comunque lo Sciacca attaccava con tutti gli effetti. Effettivamente comunque non ci sono stati grossi pericoli dalle parti della porta difesa da Thomas, però comunque il Mazzara ha sofferto abbondantemente nella ripresa. Sì, assolutamente, ci siamo un po' abbassati, ma è una cosa fisiologica, sai, quando tu vinci è una cosa fisiologica, ti abbassi perché la squadra avversaria che perde si alza e lascia praterie. E noi siamo stati bravi alla fine, all'85esimo, di fare il 2-1. E ci sta, perde 1-0, e loro vanno avanti e noi ci mettiamo dietro. Infatti ho dovuto fare qualche cambio a livello tattico e ci siamo sistemati. Ma non abbiamo rischiato niente, quindi meglio così, pensiamo alla prossima, cerchiamo di tenere testa bassa perché non abbiamo fatto niente, abbiamo 24 punti, ce li teniamo stretti e pensiamo alle prossime tre partite. Fine 25 forse, scusatemi, 25. partita, da tribice fischio, abbiamo visto anche tanta emozione e tanta commozione in panchina. Vuoi raccontarci questi attimi? Sì, c'è stato il mio amico, grandissimo amico Franco Scaturro che si è emozionato perché sta passando un periodo particolare, anzi questa vittoria la dedica a lui, veramente una persona eccezionale, speriamo che domani l'esito che arriva sarà una cosa, al di fuori del calcio sta passando un periodo particolare, quindi tutto l'abbraccio e il bene di questo mondo a Franco. È tornato in panchina il dottore, ha portato fortuna, sei tornato in panchina tu, hai portato fortuna dopo la squalifica. A fine partita abbiamo visto anche che hai condotto la squadra a ricevere l'abbraccio della curva. Sì, è doveroso perché la curva sta a 90 minuti a incitarci, indipendentemente se vinciamo, perdiamo, pareggiamo, se lo meritano pure loro. Siamo un gruppo, siamo una squadra, siamo una città, vogliamo fare bene e vogliamo andare Non posso non chiedertelo alla fine, 25 punti dopo 13 giornate, dove può arrivare questo Mazzara? avanti. Ma niente, pensiamo a fare il giro di boa, vediamo dove siamo nel giro di boa e poi magari vediamo dove. E per me quello che conta è fare altri 7, 8, 9 punti per una salvezza tranquilla. Poi, ripeto, il giro di boa, se le cose vanno come devono andare, cercheremo di tirare più avanti possibile. Dove andremo, non lo so.